Amici e amiche, concittadini della grande nazione cinese, del grande dragone d'Oriente, benvenuti, bentornati in quella che era una serie che era partita veramente col piede giusto ed era giustamente stata distrutta da Mamma Paradox, ma voi avete votato per riesumarla. Ebbene, eccoci qui. Bentornati ragazzi, siamo su Earth of Iron 4 Millennium Dawn con il nostro caro e amato impero nazione cinese. Siamo dunque a novembre del 2000, più o meno dove avevamo lasciato lo terzo episodio. Chiaramente con la numerazione questo sarà il quarto, perché vorrei tenere diciamo una consecutio temporum che sia sensata. Ci sarà quel video di circa 3 minuti di qualche giorno fa in cui vi ho chiesto che cosa fare di questa serie. Voi avete risposto: il popolo ha deciso, come succede nelle grandi democrazie, anche in Cina o anche in Russia. Avete capito, comunque sia. Allora, no, scusate, Cina. Abbiamo fatto il percorso esattamente identico a quello dell'altra volta, credo identico, non credo di aver fatto cavolate. Ho fatto Persevere the Revolution, Netizen Nation, Golden Shield Project e siamo alla 50 Cent Army. E qui ci siamo un attimo fermati. Non ho fatto la PLA Cyber Army, che sarà il nostro prossimo focus, perché sono andato a fare il focus politico. Quindi Chairman Jiang's Reign, The Future of CPC, e ora stiamo facendo Persevere CPC Unity. Non ci stiamo schierando né con la gioventù comunista né con la cricca di Shanghai, o non viene così. Poi andremo a fare la PLA Cyber Army e vediamo un attimo The Great Firewall of China, perché questo ci darà political gain, più stability, un po' meno di research speed, 4% lì fa un po' schifo, più encryption, più ideology drift defense e daily pro western support e non aligned support meno 001. Noi siamo una emergent, se non ricordo male, non mi ricordo più come siamo visti, emerging outlook, ok, quindi va bene, tolgo il tasto di pausa, lo rimetto, perché in realtà qui ragazzi c'è da fare un discorsetto importante. La Cina, come vi ho anche detto negli scorsi episodi, negli anni 2000, all'inizio dell'anno 2000, era una nazione che si doveva ancora realmente realizzare. Noi la conosciamo adesso con la sua forza industriale, il fatto che è riuscita a mettersi praticamente, a stringere a doppio filo tutte le relazioni economiche e industriali dell'Occidente sotto il suo dominio, sotto il dominio della manodopera a basso costo, sotto il dominio della condizioni di lavoro assolutamente sotto la sufficienza, ma che sapete un po' com'è, la roba costa un decimo, perché doverla fare da noi, mentre si può andare in Cina a farla fare a 10 volte tanto in meno. Quindi abbiamo capito. Nel 2000 non era ancora così, nel 2000 ancora una nazione che si doveva fare, tant'è che abbiamo anche un problema di deficit. Qui voglio farvi vedere, abbiamo circa 19 miliardi di deficit, quindi dovremmo risolverli come deficit di bilancio, dobbiamo arrivare a un surplus di bilancio. Chiaramente abbiamo un debito pubblico che tutto sommato è assolutamente gestibile, stiamo parlando di 1800 miliardi, cioè molto 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 poco. Tenete conto che in questo momento gli interessi sul debito sono neanche un miliardo, io potrei fare anche abbassarli rispetto a questo. Voglio evitare di abbassarli, perché noi dobbiamo fare due cose: migliorare il GDP, scusatemi, quindi il PIL per intenderci, il PIL pro capite, il GDP, che è pro capite, molto 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 basso, cioè di media un cinese all'anno fa quei soldi lì, 4.000 dollari, all'anno è un po' poco di media, converrete con me, e dobbiamo tirare su questa nazione. Quindi ho dato sì sfogo a quello che era diciamo il piano industriale energetico, riducendo però, dando delle restrizioni a livello energetico, perché se no non ci stavamo dietro, e anche così siamo comunque al limite. Sono in via di costruzione gli altri due reattori nucleari, uno di Shanghai e l'altro di Beijing, quindi anche nella capitale, molto importante, sono molto contento. Abbiamo solo due
due reattori nucleari che hanno 2 gigawatt sui 239, e come parco di rinnovabili ne abbiamo 3 che ci danno insieme lo 0,5, quindi veramente, veramente poco. Ovviamente abbiamo tutto il resto è Operational Fossil Fuel Power Plants, quindi diciamo centrali elettriche a non, sia a carbone che non, ne abbiamo molti di più, e ci danno i 210, quindi abbiamo 210 più 2 più 1,5, più X cose a caso. Per adesso, weekly nuclear fuel consumption 38 kg, dobbiamo anche gestire questa cosa, però l'energia è un fattore. L'energia è un fattore, come è un fattore anche la costruzione del nostro paese. Quindi ho dato priorità a tante infrastrutture, quindi sto cercando di portare su anche a livello infrastrutturale la Cina. Dovremmo costruire sicuramente più uffici, questi uffici ci danno la possibilità di far crescere il discorso del reddito pro capite. Ovviamente dobbiamo anche tener conto che abbiamo un problema. Unemployment rate, abbiamo il 34, no, il 34% della popolazione senza lavoro, e average work fulfillment 100%, che sta a significare that represent how many workers your country as working compared to what is required by our business. Quindi dobbiamo costruire più edifici perché la gente ha bisogno di lavorare, ok? Quindi sicuramente saranno in costruzione. Anzi, io direi di tagliare la testa al toro costruendo sempre più edifici. Nelle strutture sì, ovviamente nei posti dove ci conviene di più, ma anche dove ci conviene un pelino meno. Il Giappone e l'Iran ci stanno dando un sacco di soldi. Noi abbiamo iniziato a fare investimenti. Dato che abbiamo finito di costruire, spendiamo un sacco di soldi e prendere debito, ragazzi. Il discorso del debito lo affronteremo piano piano. Va da sé che non può andare non di pari passo rispetto a una miglioria a livello economico, ma un debito del genere possiamo tranquillamente gestirlo. Cioè abbiamo il 2,6%, abbiamo il 33% di rapporto tra debito e PIL, in Italia il 120%. Non so se vi posso. Vi do un attimo di ok. American Election, George W. Cespuglio è il nuovo. Wins big in upset. Attenzione. Quindi i repubblicani vincono. Quindi i repubblicani vincono. Gli Stati Uniti d'America, come state? Estados Unidos. Guardalo qua. George W. Bush. Attenzione. Bene, bene, bene. Oh, abbiamo finito anche questo. Quindi molto bene. Ora, vediamo cosa poter fare. Scegliamo insieme il focus di oggi. Allora, potremmo andare direttamente a fare. Chiaro, ragazzi, voglio percorrere un po' quelli che sono. Quello che è stato un po' il percorso della Cina nella nostra realtà. Quindi andare da Hu Jintao per finire fino a Xi Jinping. Non voglio andare da Zhejiang Kong, non mi interessa. In case local autonomy, intra party democracy, assolutamente no. Assoluta democrazia, cos'è? Si mangia, è buona. Ok, allora quello che non ho fatto e che vorrei fare è la One China Policy. Perché a livello economico ci stiamo rimettendo in piedi, ma sarebbe anche il caso che la gente inizi a capire che. Sapete un po' com'è. Sapete com'è. Qua è un one system, eh. Però vorrei aspettare. Questo, ragazzi, è un path che ci porta alla guerra, letteralmente, con Taiwan e con la compagnia cantante. Quindi vorrei evitare. Io direi di andare in Regional Influence, ci dà 125 di Political Power, Replace Peaceful Coexistence, ok, quindi Daily Political Power Gain, ok, Foreign Subservient Activities, più 25%, attenzione, General World Growth Tension Limit, meno 5%, ok, no, allora, attenzione, piano, questa roba qui, questi due...
questi due rami qui ci portano alla guerra immediata, quindi li sfrutteremo quando sarà il momento. Global influence. As a completely focused regional influence. This focus will cancel from the SCO. Però fatemi capire, io faccio o uno o l'altro? Ah no, devo completare questo e poi fare questo. Ok, quindi forse... però dobbiamo stare attenti. Dobbiamo vedere un attimo poi... Ecco, dove si va questo? The Untapped Market. Più 25 minuti fa. Break the Iron Rice Bowl. Cosa ci dà? Political Power. Socialist Reconstruction. Ah. Ok, sono due... Join the WTO? No. Xiangping. Collective Agriculture. Oh no, ragazzi. A New Leap Forward. Focus on... Norinco Project. Chinese High Speed Racing. International Airport. Ah, quanta roba figa però. Non sono esclusivi però a un certo punto. Ok, allora direi che ci... Guardiamo al futuro, ragazzi. Che vi dite? The Untapped Market. Andiamo. Quindi dobbiamo gestire anche questo fattore. L'economia, secondo me, deve essere il nostro main focus. Ho rigirato un po' le truppe, un po' verso il confine russo e un po' verso il confine indiano. Non tanto perché qui, ragazzi, la situazione è veramente terrificante per quanto riguarda le infrastrutture. L'Etiopia e l'Eritrea, pace bianca. Siamo contenti. Forse questa cosa qua era proprio nello scorso episodio. Xinjiang sings widespread pro. Ah, lo Xinjiang ancora sì, bella, ci siamo noi. Ah, attenzione, George W. Bush divide la Swiss Blow to Ambition in Israel. Ah, damn you, George W. Bush. Ok, piano, stavo cercando di controllare una cosa. We should contain this power. Political power meno 5. No. È zero. Cioè, in questo momento il livello di pericolosità degli uiguri è zero. Lo riduciamo di 1 a 0. Perché l'ho gestito off video, ovviamente. Il Nepal maoista cessa di esistere. Unfortunate event. A livello di costruzioni, scusatemi, di produzione, sto cercando di rimpolpare un po' tutto quello che ci serviva qui. Ecco, abbiamo dei problemi di low supplies, quello che vi spiegavo prima. C'è troppa gente, lo sapevo. Questo può essere un grosso problema. Ok. Devo migliorare le costruzioni. Qua tra l'altro sono assegnati qui. Ma io dovrei dare. Tipo, a lui dovrei dire: vieni qua. E vediamo se si muovono. Si sta muovendo questo, ovviamente, non questo. Perché c'è troppa gente qui e le infrastrutture sono terrificanti. Anzi, dovrei dire a loro di cancellare tutti gli ordini. E di mettersi in un'area di difesa che non corrisponda qua, perché veramente è impossibile. Li devo tenere tutti qui, ragazzi. Finché non abbiamo sistemato il discorso delle infrastrutture, è devastante qua. È veramente questa parte di Cina è depressa come la merda. Letteralmente depressa come la merda, quindi bisognerà aumentare a livello di infrastrutture. L'attenzione del mondo è al 0%, sono tutti molto in pace. Abbiamo gestito le cose come al solito, quindi abbiamo riportato la situazione pre-distruzione del save, diciamo così. Ah, The Uncapped Market, molto bene. Ora, The Uncapped Market, se noi diamo il Socialist Reconstruction, ci dà solo The Military Opinion, ok. Ok, 150 punti politici. Ah, che abbiamo speso per fare una cosa, poi vi dico. Utile il messaggio di te. Game base stability meno 1%. Copino of industrial conglomerate meno 5%.
Xian Zemin, Deng Xiaoping. Ah, ok, casini interni. Collective Agriculture, Tax Factor, Tax Cost Factor meno 3%. Reserve Speed, tutto meno Reserve Speed, merda. Potremmo essere forse. Potremmo forse andare dall'altra parte, a join the WTO. Organization. Questo è tutto per un discorso exchange foreign investment. Forse protect stated owned business. Adesso adopt the Western patent laws. Channel model of manufacturing. German, Korean, American, Japanese joint venture. Export driven economy. Factory of the World. Sì. Ok, cambio di programma. Factory of the World, esattamente. Io per una parte di questo save voglio andare avanti per come la Cina la conosciamo, eh. Maoist forces crashed in defeat. Unfortunate. Dicevo, abbiamo sistemato un mezzo problema che è la corruzione. Ho speso 670 punti politici per far diminuire la corruzione da unrestrained a systematic. Tra un centinaio di punti circa andiamo in widespread corruption, quindi migliorerà ancora di più tante cose, quindi molto bene. L'economic boom è sempre presente e ce lo godiamo. State-owned enterprise, Communist Cards, The People's Liberation Army. Adesso lo teniamo un po' così come magari lo andremo a esplorare nei prossimi episodi, ragazzi, senza darci troppo peso. Abbiamo come al solito siglato un patto di non aggressione con il Pakistan, nostri amici. Ok. Ah, non so cosa ci sia stato scritto lì dentro. E come vi dicevo, ho sistemato un po' le truppe qua e là, ma giusto per muoverle. Tutta la questione dell'Indocina, della penisola indocinese, la dovremo gestire in qualche modo, se non con una guerra, non so come. Ma in qualche modo la affronteremo. Chiaramente poi con tutto il discorso di Taiwan, o meglio, Taipei. Attenzione, in Turchia c'è Abdullah Gül, non c'è ancora il nostro amico. Gabon asks for a debit bailout, 52 miliardi, non ce li ho per voi, amici miei, bellissimi. Qua intanto siamo alzati, non di poco. Perché qua, ragazzi, siamo sempre un po' in difficoltà. Finché non stiamo così. Turkey and Qatar. Ok, high level summit held between Turkey and Qatar. Dobbiamo gestire il discorso economico. Purtroppo partiamo da un sistema veramente basso, perché un GDP pro capite di questo livello è terrificante, ragazzi, è terrificante. Vediamo a livello di costruzione. Devo ancora muovermi. Ok, abbiamo in costruzione quindi a breve dei nuovi impianti solari e eolici, non so cosa vorranno fare. Degli edifici, degli edifici, degli uffici. Poi seguiamo un po' tutto il resto. Qui abbiamo l'upgrading della railway, che quindi dovrebbe migliorare poi quindi tutto il discorso della supply chain, della catena di supplemento, voglio uccidermi, di rifornimento. Ok, allora, ok, un attimo. Join the WTO. Quindi, eh sì, ragazzi, la Cina fa il passo dentro nella war. Trade Organization, perché sì, ci fa un po' schifo, un po' ci dobbiamo turare il naso mentre entriamo nell'edificio del WTO, che vi ricordo essere il 3 febbraio 2001, ancora le Torri Gemelle, ma ci chiudiamo il naso ed entriamo, perché comunque ci fa comodo, perché l'effetti è ci dà construction speed più 10%, research speed più 10% e 3D l'opinion factor più 25% per 30 giorni. Quindi noi ce lo prendiamo. E poi potremo fare encourage foreign investment, che ci dà un civilian industry construction speed più 25 e in passato più 25 per 60 giorni, oppure la protect state owned businesses, che ci dà un gain base stability più 1%, che schifo mai non fa. Faremo questo per poi andare in Chinese Model of Manufacturing. Quindi join the WTO, e potrebbe essere questo l'achievement della giornata. Anzi,
giustamente io mi facilito il lavoro dopo, ragazzi, perché sono I'm a lazy bastard, quindi quando lo faremo mi dovevo ricordare di tenere un attimo la schermata ferma. Comunque, non c'è molto altro da dire. Chiaramente ho preso i primi due generali e senza segnare neanche il terzo a quelle che sono le nostre armate. Ah, non stiamo costruendo droni, vero, vero, perché sto aspettando di fare i droni migliori. E a proposito di droni migliori, microprocessori, a proposito di droni migliori, stiamo aspettando la third generation avionics per poter costruire droni migliori, quindi fare i droni di terza generazione e fare la guerra con quelli, chiaramente. Qua ci sarà un nuclear reactor power generation più 5% a breve, tra circa 3 mesi, 4 mesi. Ora, qui abbiamo fatto Modern GMO, quindi gli organismi geneticamente modificati, quindi ci aumenta la multi population del 5% e la multi productivity growth più 0.20. Gene therapy, combat service support, interessante, ma forse non fondamentale in questo momento. 3D Vax Printer, sì. Production Efficiency Retention più 7.5. La Production Efficiency Retention, ragazzi, quando noi andiamo a cambiare, diciamo, da C3 Equipment mettiamo uno più aggiornato, questa roba qui diminuisce, ok? Questa barra verde che si deve riempire. Rimane un po' verde e una parte diventa rossa. La retention è quella parte, diciamo che quella parte rossa diventa un po' meno tutte le volte, ok? Spiegato col culo, ma ci siamo capiti? A livello militare siamo a posto. Di veicoli, ragazzi, siamo indietro come la Madonna, però a livello militare mi vorrei muovere per tempo e con calma, cioè non adesso. Andiamo avanti a fare microcomputing, che ci dà reserve speed più 5% e multi productivity growth più 0.30. Siamo veramente indietro sotto questo punto di vista. Mamma mia, veramente. Abbiamo GPRS, andiamo su 3G. Grazie. Un anno e abbiamo 3G. Dobbiamo farlo, perché la nostra è un'economia povera, è un'economia vecchia. Ma abbiamo ora un sacco di punti. Io faccio una cosa. Widespread corruption. La diminuiamo ancora. Guardate come cambia. In questo momento abbiamo reserve speed meno 12, scende a meno 10. Poco, factory output scende a meno 10. La counter intelligence migliora. Ci siamo più difesi contro l'intelligence straniera. E abbiamo un miglioramento del tax multiplier. Da meno 15 a meno 10 è tanto. Sono tanti soldi. Sono tanti punti, scusatemi. Sono tanti punti, ma li spendiamo così per migliorare. Ecco, guardate, da meno 25 siamo a meno 15. Già così io direi che spendiamo un po' di soldi abbassando il debito. Ok. Questo chiaramente, abbassare il debito significa abbassare gli interessi. Questo momento dovrebbero essere arrivati a 1000 gli interessi. Esatto, a 1 miliardo. Sono tanti, però li dobbiamo gestire. Abbiamo ancora un tasso buono di gestione. Ok, abbiamo perso 10 di manpower. E meno 100 political power. Ostia. Che fastidio, posso dirlo. Però, chiaramente non c'è problema, perché non ci sono elezioni. Noi siamo molto a posto con tutta la coalizione della grande madre cinese, che non è più la madre patria Russia, chiariamoci. In Russia ci sono tenute libere elezioni, chiaramente, lui un po' nella realtà, e andiamo avanti per la nostra strada di dominio economico, poi militare, chiaramente. A livello di nucleare, ragazzi, sì, dobbiamo anche gestire il livello nucleare per quanto riguarda il discorso delle bombe, delle armi, che però, sotto quel punto di vista, posso dire, in questa partita la Cina è molto avanti. Let's offer smoothing sailing. Roba figa. Speriamo che non vada a distruggersi. Che vi devo dire? Non so li troppo a leggere. Ok, ecco, questo lo levo. China joins the World Trade Organization. Ok,
Questa ce la, me la tengo qui perché sono un po' lazy, quindi lo sapete, sono fatto così. Siamo entrati nel WTO, abbiamo preso una piega particolare. China continues to open up to the world, perché effettivamente noi sembrerebbe che vogliamo andare in quella direzione. Ma beh, il mondo quando lo scoprirà, forse sarà troppo tardi? Chi lo sa? Noi ci vediamo nei prossimi episodi, ragazzi, non voglio farli troppo lunghi, così da potervi dare per tanti giorni tanto, tanto, tanto contenuto, divertimento e un po' di ilarità, anche parlando di temi importanti. Quindi, ragazzi, un abbraccio e alla prossima.